稲妻イレブン GO ストライカーズ2013。Salve a tutti ragazzi dalla vostra Mazinga Z e bentornati su Inazuma Eleven Go Strikers 2013. Allora, dove siamo arrivati? L'ultima partita, se non ricordo male, abbiamo fatto il team Oscurità, o almeno quello che era un tentativo del team Oscurità, e avevamo giocato contro... non mi ricordo. Comunque, andiamo a settare quello che mi avete chiesto. Che ho paura che... no, ce l'ho, ok. La maledetta dei Fire Dragon, anche se non è che... sinceramente a me non è che dica niente, è rossa e basta. Però quella del portiere in effetti non è bruttissima. È il logo della Legendary Japan. Vabbè, voi avete... quello che mi ha chiesto... Stemma della Inazuma Japan Go. È un problema perché tutte e due sono Inazuma Japan Go. Cioè, questa qua... è quella, diciamo, nuova, mentre questa è la leggendaria. La Shinsei e questa è la Legendary. Però questa è la Legendary Japan. Questa è la Shinsei Inazuma Japan. Questa, proviamo. Spero che sia quello che mi hai chiesto. E, dato che non ho fatto partite, quindi, esatto, non ho Sgay, cioè ne ho giusto uno per prendere un giocatore che... magari vado un attimo a... a cercare giusto due secondi. Anzi, prima. Cercherei di fare la sfida... il team bandane, roba, cappelli, accessori per la testa. Shinsuke. Che comunque, ricordate, è un buon giocatore, adesso. Ade. No, ma Ade forse l'ho messo nel team occhiali. Vabbè, tanto buttacelo. Lui ha una fascetta piccola, ma ce l'ha. Lui no, ha dei capelli che non sono i suoi probabilmente, ma no. Poi occhiali. Machos in teoria. No, vabbè. Allora, tu hai un casco, quindi non occhiali. Però magari a te ce lo metto, perché non mi ricordo se devono essere nel team occhiali. Penso di sì, forse. Loro no. Mark. Giusto, Mark. Drent ha gli occhiali ma anche un cappello, quindi lo mettiamo. Victoria un cappello. Mark prendiamo quello figo. Poi te hai una maschera. Te hai degli occhiali con una ma... no, vabbè, te magari no. Poi vediamo, ovviamente se sono a corto di giocatori ce li butto dentro proprio così a caso, ma ora come ora diciamo che mi concentro su altri. Harley. In teoria sono occhiali ma non li usi. Quindi ti mettiamo. Pepepepepe. Tasman. È una bandanissima. Quindi diciamo che ci stai. Te agli occhiali. Questo è un cappello in teoria. Teoria. Anche questo. No vabbè. Angelo. Ha la coroncina. Poi. Voi. Tu che dovresti essere tipo il Willy de... Infatti non serve assolutamente a niente. Però ti mettiamo, ti lascerò in panchina ovviamente. Te. E invece qua li usa Tsunami, quindi qua non va bene. Ho sbagliato. Poi accessori. Soundtown ha sia gli occhiali che le cuffie, però mi sembra di averlo già usato nel team occhiali, quindi... tu hai un teschio sulla testa, quindi direi che più accessorio di così non si può. E me ne manca uno. Uno che posso comprare. Me ne manca proprio uno. Allora, vediamo un po'. Chi posso prendere? Chi mi serve più che altro? Non ne ho idea. In teoria lui potrebbe andare bene. È un difensore. No, però... quelli dei Temmas hanno tutte mosse combinate con altri Temmas, quindi... se riesco a trovarne uno con... era in teoria una fascetta. Riesco a trovarne un Crypto, una bandana. Sembra che questa sia Crypto? Sì, dovrebbe essere Crypto. Te hai la conciatura più strana. Vabbè, te hai la conciatura da principessa Leila. Tu hai una bandana. Knight. Non è neanche malaccio come giocatore, Knight. Oddio. Fa un po' cagare. Nei giochi per DS è molto forte invece Knight. Ha una buona... è un buon giocatore, non è la cosa più eccezionale del mondo, ma è un buon giocatore.
Max, giusto? Caro Max. Beh, vieni. Max. Ottimo. Benvenuto nel club. Sei qui, Dark Emperors. È il primo che recluta dei Dark Emperors? No, no. Max. Allora. Bandana, occhiali sulla testa. Cappello. Vediamo se posso togliere gli occhiali sulla testa, sono più felice, così la faccio proprio bello puro. C'è qualcuno che aveva un casco? Non credo, perché sennò l'avrei messo. Saru ha degli occhiali sulla testa. Kinako? Kinako ha una fascetta. Beh, meglio, no? Santown ha le cuffie. Ha le cuffie, ma anche gli occhiali. Beh, non c'entra. Anche lui c'ha gli occhiali, ma c'ha la bandana. Ok, direi che siamo pronti. Adesso, non credo ci siano manager o giocatori che posso mettere a tema. Quindi, sì, cappello. E cerchi. E faccio. Beh, come le faccio io le cose? Tu, Hillman o. Vabbè. Hillman, dai. A me piace di più Hillman. Adesso, chi mettiamo in porta? Mark o Shinsuke? Sono tutti e due buoni. Tecnicamente forse Shinsuke adesso è più forte, perché ha la parata Armed. Bel dilemma. Però, Shinsuke in attacco è inutile. O comunque... no, però diciamo che lui ha solo tiri. No, mettiamo Mark in porta. Shinsuke lo mettiamo a centrocampo, che tanto ha un buon assortimento di roba. Questo lo puoi fare. Mi sa che non lo puoi usare questo però. Perché lo può usare solo se c'è probabilmente Kariya in campo. Kariya o qualcuno del genere. Forse, poi magari adesso lo usa con chi vuoi, ma. Che io mi ricordo è così. Allora, Victoria, sen centrocampista anche te. Ti mettiamo qui. Kinako, ti mettiamo qui. E Tobu. Tobu dovrebbe chiamarsi. Non ne ho idea di. Tobu forse. No, vabbè, non ci rinuncio a ricordarmi il nome. Ci mettiamo questa e qua la mossa del cashing, quindi non ha un blocco. Ci mettiamo Victoria, anche se non è difensore, comunque ha una tecnica, esatto, ha The Tower che blocca. Ottimo. Tu sei un difensore? Nope, centrocampista. Te sei un centrocampista, te sei un centrocampista, te sei un centrocampista. Che palle. Allora, tiri ce l'hai, tu ce l'hai. Vabbè, te hai anche una tecnica di blocco, eh? E te sei un centrocampista. Perfetto. Tasman. Qui. A rapporto. Che mi avete detto, ah, ma non hai fatto tirare Tasman nella scorsa partita. L'avevo già preso, mi sembra. Quindi probabilmente l'avrà già tirato almeno una volta. Però, per sicurezza, ce lo ributtiamo dentro. Adesso, Angelo. Cos'hai? Tanto è una tecnica di blocco. Che è una figata. Perché l'avevo fatto puro... No, mettiamogli la massa che stabba. L'avevo fatto puro vento. Quindi Angelo lo mettiamo qua al centro. E ti mettiamo qui. Te che massa hai di difesa più? Tipo fake bomber dovrebbe essere. Te invece che sei messo qua, ma non so cosa tu possa fare. Sei abbastanza inutile messa qua. Drent, facciamo giocare te. È una mossa di difesa di livello 1, non è che te la devi tirare. Te invece? Gne. Mamma mia, ragazzi, che pena. Facciamo che mettiamo te qua e te a centrocampo. C'è un tiro. Fa cagare, ma ce l'hai. Poi Kinako qua, te qua. Kinako è messa bene? Sì, è messa benissimo Kinako. Ok. Dovrei aver fatto tutto. I nostri centrocampisti fanno un po' schifo. E i nostri attaccanti fanno un po' schifo. Ma vabbè. Salviamo. E partiamo col torneo, ragazzi. Dove siamo? Oh, cacchio. Il quinto settore. Non farò mai gol. Acime iose. Sì, già. Orco Giuda. Uff. Sì, ho già settato la squadra. Vai, partenza. Probabilmente non prenderò gol, però a farne sarà un po' un problema con 5 dea in porta. Dico 5 dea perché il nome in giapponese mi sfugge in questo momento. Sapete che alterno sempre i nomi italiani e giapponesi. Italiani, europei.
L'unica chance di fare gol probabilmente è l'attaccante della Monte Olimpo. Con ogni probabilità. Perché tutti gli altri mini giocatori hanno tutto anche di livello 1. No! Kinako! Kinako forse ha una tecnica. Talisman! Così tira subito. Ma dai! Ragazzi, ci ho provato, avete visto, anche voi. Me ne ero accorto. Me ne sono accorto dopo, ma me ne sono accorto. Ok, perché vai a scatti oggi? Se adesso vedo che va molto a scatti, interrompiamo, però non capisco perché. Vai, questo non è fuori gioco, era un passaggio in profondità. Livello 1, livello 2. Moboroshi Shoto? No, come l'astrale? Astrobreak. Ah, wow. Pensavo fosse tipo tiro fantasma. Sì, tiro fantasma, buona. Tiro fantasma, sì. Forse. Sì, vabbè, è ovvio che la farà. Non fare il figo. Era ovvio la farà. Orco. Allora, Shinsuke. La può usare? Con chi? Tommy Defense. Ah, con Kinako. Forse la può usare con un qualsiasi membro della Raymon. Forse. Visto che l'ho fatto con Kinako che era un po' lontana. Carica. Bravissimo. Ballista Shotto in da face. In da face proprio. Vai. Ballista Shotto. Ok. Livello 2? Sei stupido? O è così più forte? Se non la pari sei un idiota. Sei un idiota. E vai. Sei un idiota. Grandissimo coso. Non mi ricordo il tuo nome. Perché non sei importante nei fini della storia. Ci sei per metà tempo di una partita. Anche 5 dei in teoria, però è più figa la sua metà del tempo. Anche se lui sa evocare Emma Gazard. Ok. Quello diciamo che va a suo favore. Uno dei cash in più belli, secondo me. Livello 3 non ce l'hai? No. Quanto pare no. Vai Angelo. Frecce 70. Aro! Livello 2. Super Breakout. Io sono vento. Tu sei fuoco, dicono, sei montagna. Ma comunque fa gol. Madonna, come sei scarso. 5 Dea. Non può usare Cashin adesso, solo 50 TP. Il Cashin costa o 60 o 80. Forse 60 per reparate. Quindi ce l'ha nel culo. Questo è il team fedeli del quinto settore. Che. Peccato che non ha messo la squadra del Monte Olimpo, perché così avevano tutti i bel cash. Tiro fantasma? Oh, porco. Che non è Maboroshi Shotto, perché quello lì è quello nuovo, diciamo. Quello del tipo della go. Del. No, sbagliato. Max. Devo fargli fare più di livello 1, perché livello 2 è come da astrale. Cazzo. Vai. Tasman. Grandissimo Tasman. Vai, livello 1. Phantom Sheet. Tutto break. Puoi fare solo questo ormai, tanto 5 idea. Ah, ovviamente la pari, mancherebbe solo. Bello che la palla esplode e poi in teoria riappare in mano. Ma va bene, ragazzi. Ci dovremmo chiedere. Ah, giusto. Shinsuke. Stavo passando la palla a Shinsuke. Come cacchio ti chiami? Poseidon? No, Poseidon è il portiere della Zeus. Nemo, forse è Nemo. Mixi Trans. Yubi-san. Che per chi non ha mai saputo cosa diavolo dice Shinsuke quando usa il Miximax è Liu, ovviamente di Liu Bei. Liu Kentoku. Gentoku, scritto Gentoku con la K mi sembra. Che vuol dire allenatore. Perché è l'allenatore di Shinsuke per un po'. Liu Kentoku. L'ho messo un po' a capirlo in effetti. Perché all'inizio dice, ma cazzo non è Liu Bei. Quello con cui si fonde. Max! Nope! Nah, ma dai, ma ci ho lato così palla! Messo, grande angelo! Max, voglio farti tirare! Prego! Peccato che non è formazione V, a parte che non la potrei usare con nessuno, ma. Tiro incrociato! Tiro incrociato!
Muro d'assi, ma la pari. Ormai, questo qua è giusto uno show off per i miei iscritti per far vedere un po' di tecniche. Se voglio fare gol, te lo posso fare. Ah, cazzo, ho recuperato i TP. Vabbè, madonna, quanto è veloce a recuperare i TP. Non vado in Miximax con Kinako semplicemente perché la sua tecnica difensiva in Miximax non è blocca. Non ha il blocco, quindi non avendo il blocco non me ne frega un po' la minchia. Mark! Oh, c'è il dash di fuoco. Sì, giustamente, sono allenato da Axel. C'è un uomo, te, vero? Sì, dovresti. Che mossa è? Voglio vedere che mossa è. Grazie. Ah, Waterfall, ok. L'uso della Diamond, lei. Devi avere Waterfall. Oh! No, sei arrivato. Maledetto. Da? Tawa! Questo è per i nostalgici proprio. Tawa! Zap. Grande vittoria. Ho giocato un po' nella seconda stagione, poi in Inazuma Japan e ho detto nope. Nope. Ma proprio nope. No, come sei. È adorabile Angelo, ragazzi. È piccino, cazzuto. Bam! Ci ho provato. Ok, Max riconquista la palla e la tiene per la fine del tempo. 2-0. Bam, pa, 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 pam. Cambiamo un po' qualcosa? No, forse no. No, anche perché lui non può usare tecniche. Perché è inutile. Loro neanche praticamente. Cioè, tu dovresti avere tipo shoot comando qualcosa. Dovrebbe essere low arrow. Il suo tiro. Quindi magari lo posso evitare. Ma vabbè, l'ho messo apposito Tasman. Tanto l'ho già usato, ho usato tutte le sue mosse. Usiamo un po' lui. Bene. Bene, 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 bene. Prego. Secondo tempo. Santown non l'ho ancora utilizzato per niente, ma. Grazie, Santown è carino. È carino che sente il ritmo del gioco nell'anime, però fa un po' ca. Un po' tanto ca. No. Ah, Furia, perfetto. C'è lui apposta davanti. E il boletto. Che poi è un Rasengan, praticamente fa anche i movimenti, ma vabbè. Passa là sotto. Ah. E me lo dici così che sei scarico? Con tutta questa cattiveria? Oh, che di Rasengan ferisce, di Rasengan ferisce. Pam! Madonna. Ikrio? Che massa, Angeluccio? Angeluccio, erboletto, ah no. Katobi Defense. Sempre con Kinako. Wow! Giustamente, tappetta come il buon vecchio Shinsuke. Dai, che cazzo, erboletto anche questa, no? Okay. Questa è bellissima. Mi piace tantissimo questa mossa. Kinako, ci vuole un po' palla, dai, brava. Possiamo fare gol a Kinako? Ma forse il portiere potrebbe usare stavolta il cash, se fosse una persona intelligente. Cheese. Grazie per la palla. Vai, Tobu. Mentre Tobu potrei anche farglielo usare il Mixmax, tanto. La sua tecnica difensiva non è di blocco né col Mixmax né senza. Quindi. Tao-chan! Ok. Però è bellissima, ragazzi. Sembra Super Saiyan rosso. Se i Super Saiyan fossero stati vichinghi sarebbero stati così. Ok. Vai Shinsuke, ruba palla. Dovrebbe avere. Madonna, è velocissimo quando ha il Mixi Max Shinsuke. Oddio, velocissimo. Veloce. Questa è stata una cagata mia. Ruba palla, bravo. Sì, vabbè, col Mixi Max gioco detto no, leggermente forte, ma proprio leggerissimamente. Tu dovresti avere. Ah, la tecnica di difesa? Ah, Quick Draw, giusto. Che non ho idea di come si chiama in italiano. Non mi ricordo. Però è una tecnica che si usa sin dall'inizio del gioco. Quick Draw. Scatto fulmineo, forse. Tecnica un po' del cazzo. Ce l'ha. Mark, palla. Boh. Vai, Mark. Gigaton Hitto! Non sarà nessuno che potrà fare un chain. Ma proprio nessuno.
Ragazzi, era così per far fare qualcosa anche a Mark, che s'annoiava. Sì, era normale che lo parassi 5DA. Sarebbe stata una vergogna non l'avessi fatto. Simon Yu 5DA. E Victoria! Zatawa! E Victoria! Zatawa! Perfetto. Grazie. Passiamola qui, passiamola lì, passiamola su. Oh, sei pronto? Non puoi contrastare un Cassie, ma ti ci faccio provare. Che cazzo, però, appena prende palla, Cassie. Non so come si chiami. Però Dragon Storm, questo ci può far arrivare. Ok. Vai Medusa, come si chiama questa? Sì, alcuni giocatori, sapete, non ho proprio la memoria fotografica di ogni nome di ogni giocatore minore che appare tipo in una squadra di un minuto fa. Alcuni sì, perché mi rimangono in testa, tipo Crypto o tipo Diam. Vabbè, Diam lo usavo un sacco come giocatore io, quindi fortissimo nel DS Diam. Zero Eight Love Arrow. E la per vedere una tecnica. Che è sempre Shuto Breako. Shuto Breako. Oh, ti gasi pure. Hai preso due gol da Pirla. Potrei farne altri volendo, ma non sto a infierire. Kia? Vai Angelo. Grande Angioletto. Ma quanto sei carino, Angioletto. Potrei andare in furore e fare gol con Angelo. Quasi quasi. Ma sì, dai, non ho ancora usato il furore. Prego. Vai Angioletto. Piccolo e letale, Angelo. Ho messo. Vai. Forse un po' lontano tirato, eh. Divine Arrow, forse, dice? Boh. È la tecnica della Zeus, quindi può essere. Shuto Breako. L'altra volta avevo fatto gol, ma nei dubbi se ci riesco di nuovo. E invece no. Ah, ma forse perché Angelo è di livello 2. È già di livello 1. Quindi ha già avuto il boost alle statistiche. Forse. Perché non è possibile che faccia un gol due volte. È fuoco lui. La mossa pure. Blocca tiro, è fuoco. Quindi, boh, strano che faccia gol. Vabbè. Oh, meglio. Bella per me. Ah, voglio farvi vedere. Voglio farvi vedere Kick Draw di Max. Però mi serve che. Ah, 24esima. Ho già finito la partita. Qualcuno tira? Così faccio. Oh, bravo. Ah, fatelo tirare, fatelo tirare. Non ha il cashing per tirare. Forse. Spero. Immagino. Mi sto augurando con ogni fibra del mio essere, ok. Guardate un po' cosa usa. The Typhoon! Ok. E di cattiveria proprio. Proprio. Anche se tiravate di più, non, gol non lo fate. Grito da. Allo! Patetici. Tutti su! Ottimo. Tobu, o come cacchio ti chiami? Calmati. Nope. Not today, bitch. Che mossa è questa? Ah sì, giusto. Round Spark. Più o meno l'ho detta uguale. Passa quella belin di palla. Oh, ok. Op. No, vabbè, questo. Pensavo ci fosse un giocatore qua. Niente gol senza tecniche questa puntata. Non ci pensare neanche. Ma non ci pensare neanche. E furore. Così. A caso, perché non servirebbe usare furore, ma. Devi provare a fare gol. Vediamo, No, non l'ha passata. Dai, 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 che ci sparo un quick draw. Quick draw. No, ce l'avevo quasi fatta. Cazzarola. Vabbè. Onestissimo 3-0, direi. Senza ningun problema. Ningunissimo proprio. Ningunissimo. Da, 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 da. Bravo, grazie, grazie mille. Sgancia i soldi. Dai, da bravo. Ah, cheese. Okay, va bene. Cheesiamo tutti. Hai, cheese. State cisando? Bravi. Bravi, bravi, bravi. Siete venuti bene nella foto? Ottimo. Bello, Hillman. Che carino che sei.
Dai, che ho una puntata da concludere. Che forse sono stato anche meno prolisso del solito a fare la squadra. Forse, forse no. Sì. Ho sbloccato roba. E una vagonata di soldi come al solito. Angelo, livello 2. Sì, quindi era già livello 1 Angelo. Ah, B di tiro. Cazzo. Ecco perché faceva gol. Con B di tiro ci credo che fa gol. Ok. Quindi, vagonata di soldi. Prossimo torneo. Siamo nel torneo. Forse cominciano ad esserci tornei più difficili. Vediamo. No, quelli difficili sono questi qua. Questo non ho idea di come si sblocchi. Beh, forse devo battere prima tutte le altre squadre? Tutti gli altri tornei? Non ne ho idea. Penso di non averlo mai fatto. Comunque, prossimo torneo sono Temma, Sprout con l'Omega e Zardark Domain. Quindi sono i team del Chronostone. Questi sono i team dei cattivoni e questa è l'evoluzione della Raemon, diciamo. Seconda Raemon, Japan e Legendary Japan. E questa non so cosa cazzo sia. Comunque, prossima partita sono questi. I Temmas, quindi. Ragazzi, come al solito, maglietta, stemma e una squadra per le sfide. Alla prossima. Ciao.